Finisce con una vittoria casalinga il campionato del Borgia alla Santa Lucia, un 3-1 nel derby contro l'Euro Girifalco, o un Euro Girifalco che si è presentato poi in formazione rimaneggiata, qualche assenza, grazie anche alle parate di Roberto Stranieri, è riuscito a limitare i danni, anche se obiettivamente bisogna dire che probabilmente nel primo tempo il gol del vantaggio del Borgia era leggermente in fuorigioco, Roberto. Noi in campo siamo quasi tutti amici, quindi avevamo già tra di noi parlato se fosse fuori gioco o meno, ma ci stanno gli errori arbitrali. Dispiace che ultimamente la squadra da 3 o 4 partite ha mollato quello che ci eravamo prefissati. Non so, c'è il rammarico e delusione per questo, perché poi indipendentemente se l'obiettivo lo raggiungi, però se manca tra virgolette quella professionalità, un po' ti fa male questo. Forse voi non siete riusciti momentino nel secondo tempo, quando avevate un po' accorciato, quindi sul 2-1 il Borgia sembrava un pochettino calato fisicamente, voi non siete riusciti a trovare il gol del pareggio, com'è l'andata d'altra parte? Partiamo dal presupposto che una squadra in 90 minuti difficilmente può tenere quel ritmo. Poi, se non ricordo male, il Borgia in casa per solo col Mantepone, diciamo, la potenzialità dobbiamo affermarlo della squadra del Borgia, perché un attacco come ce l'ha il Borgia, secondo me tra le prime quattro non ce l'ha nessuno, né Vigor, né San Calogero e né Montepone, ve lo posso assicurare. Comunque Roberto, diciamo che il vostro campionato effettivamente è stato positivo, voi siete probabilmente quinti in classifica, per un periodo di tempo addirittura avevate assaporato la possibilità di fare i playoff. Indubbiamente. Allora, siamo partiti a rilento perché abbiamo fatto 7-8 partite tra sconfitte e qualche pareggio. Poi abbiamo fatto una cavalcata proprio impressionante, tra 8-9 partite vinte e pareggiate. Ritorniamo sempre allo stesso discorso. Ci eravamo prefissati la salvezza, l'abbiamo ottenuta quasi a gennaio, si può dire. Poi ci eravamo prefissati abbiamo alzato l'asticella, ma non è arrivata questo salto di qualità per, non glielo posso ripetere, la non professionalità di determinate persone. Perché dobbiamo ricordare una cosa, dobbiamo ricordare che un campionato in prima categoria, farlo con 13 elementi e ottenere quello che è raggiungere gli obiettivi che abbiamo raggiunto, secondo me, tra virgolette, un miracolo calcistico. Noi tra i 13, ogni trasferta noi andiamo in 13, i 13 sono 2-3 fuori quota, 2 di colore, che pazzesco, incredibile. E comunque io, se mi permetti, apprezzo la tua professionalità, il tuo sorriso che effettivamente ci sta benissimo, e sdrammatizziamo finalmente un pochettino quello che c'è di campo. Ma dentro sei teso? No, teso di più, una rabbia che però manifestiamo sorriso. È stato evocato da Roberto Stranieri, ovviamente uno dei bomber del Borgia nel suo bellissimo attacco. Velio, se non vado errato, tu mi dicevi prima 17 gol in campionato, 2 in Coppa, quindi anche quest'anno un buon bottino. E che è valso alla fin fine conquistare questo quarto posto, che davvero probabilmente era inaspettato all'inizio del campionato. Sì, come avete detto voi, siamo arrivati quarti, abbiamo raggiunto questo quarto posto meritatamente. Abbiamo lottato anche contro le big come Vigor, Montepone e San Calogero, non demeritando. Abbiamo giocato sempre per vincere, non abbiamo regalato niente a nessuno e alla fine, grazie al mister e a tutti i miei compagni che abbiamo dato l'anima e il cuore in campo, abbiamo raggiunto questo traguardo. Ecco, siccome sapete che io sono il cattivello della situazione, devo dire la verità, al Santa Lucia siete stati davvero imbattibili, avete fatto perdere probabilmente il campionato al San Calogero, fuori casa avete risposto un po' meno. Sì, forse è giusto così, perché siamo molti giovani, abbiamo tanti giovani, forse l'inesperienza, non lo so, però abbiamo raggiunto il nostro traguardo, meglio così. Voi siete giovani, oggi probabilmente ho assistito a una cosa, non dovrei dirla perché mi aveva detto di non dirla, però è vero, ma c'è stato l'addio di Alfieri oggi? Così si dice, era giusto dargli la fascia da capitano perché lo merita, è da 5-6 anni che è in questo paese con questa maglia, e butta anima e cuore in campo, e ogni domenica vediamo questo, ed era giusto dargli la fascia da capitano per merito. Anche se poi addirittura quest'anno ha giocato in un ruolo diverso da quello suo, diamogli in merito davvero anche a mister Magro di averlo inventato centrocampista e goleador.
Sì, il merito anche del, soprattutto del mister, perché ha dato tanta serenità alla squadra mettendo giovani in campo e poi, come hai detto voi, ha messo Alfieri, nessuno se l'aspettava, a centrocampo, ed ha fatto anche 6-7 gol, non da lui, però è diventato anche un bomber della squadra. Quindi sai che adesso vi tocca migliorare questo quarto posto l'anno prossimo? Speriamo, ancora adesso c'è il Pianopoli, sicuramente il mister metterà altri giovani perché è giusto che giocano anche loro, ci sono sacrificati quest'anno andando in panchina, tribuna, qualcuno ha giocato di più, però domenica giocheranno anche loro.